Stiamo per entrare nell'università di Tokyo. Oddio, guardate cosa ha tirato fuori il mio amico. Io adoro questo cioccolato. Guardate che bella la zona dell'agricoltura. Studiare in pace mentre si guarda questo bell'albero. Per il momento culturale di oggi parliamo dell'università di Tokyo, la migliore dell'Asia, che però negli anime d'amore sembra sempre una schifezza, dato che tutti devono sempre andarsene in America a studiare. Sono piccoli problemi di cuore nati da un'amicizia che profuma d'amore. Guest star di oggi è il suo amico Ranma, che si è laureato proprio lì. Grazie a dei permessi speciali, Seba vi farà fare un vero e proprio tour imperdibile. O tuffo nella cultura. Bene, sto andando adesso con un ex studente della Tokyo University, anzi University of Tokyo, all'Università di Tokyo appunto, che su Wikipedia la chiamano Università Imperiale di Tokyo. Volevo dirvi che adesso non si chiama più così, questo è un nome vecchio, e guardate che si arrabbiano se vedete questo vecchio, quindi su Wikipedia sistemate la pagina perché è sbagliatissimo. E ci andiamo perché praticamente c'è un koyo bellissimo da vedere, guardate qua che meraviglia, questo è Kichijoji, è un templetto così, capito, uno cammina e si ritrova davanti a un tempio. Stiamo per entrare nell'Università di Tokyo. Siete pronti? Questa è la sezione, insomma, per studiare agricoltura. Guardate che bella la zona dell'agricoltura. È bellissima questa scuola. E è strapiena di questi alberi. Infatti, vedete che ci sono dentro a Todai tutti questi alberi bellissimi. E praticamente proprio il simbolo della scuola è proprio una foglia di Icho. Vedete, questo è proprio il simbolo dell'università. Bene, si sta per entrare nella scuola. Mi ha detto il mio amico che è molto difficile studiare in questa scuola, ma soprattutto è molto molto difficile entrare, perché comunque è la scuola migliore del Giappone e è veramente, cioè, prestigioso entrare, nel senso, se voi dite che avete frequentato la Todai in Giappone siete veramente dei fighi. Non vedo l'ora di entrare, ma in realtà ci sono andato più volte io a Todai perché mi piace proprio, specie in questo periodo dell'autunno. Oddio, guardate cosa ha tirato fuori il mio amico, io adoro questo cioccolato. A voi vi piace? Che cos'è, svizzero? No, c'è scritto che è svizzero questo, vabbè, me lo mangio. Noi vogliamo entrare però nella Kaimon, che sarebbe l'entrata principale, quindi adesso ci avviciniamo alla Kaimon. Ok, questo è il cancello per studiare legge e per studiare humanity. Guardate che meraviglia. Entriamo da qui, non entriamo nella Kaimon. Guardate che meraviglia questi alberi, sono bellissimi. Appunto questi Icho. Guardate che bello, sembra di essere tipo a Hogwarts. No? Questa è una mappa. Questa catena di Kyoto c'è dal 1753. Guardate che meraviglia. Ecco qui la nostra University of Tokyo. Io continuo a mangiarmi sto tablone. Guardate che carino, c'è anche un giardino. Sedersi qui, studiare in pace mentre si guarda questo bell'albero. Non è fantastico sto posto? Che meraviglia, sembra di essere dentro un giardino. È bellissimo qui. Adesso vi faccio vedere addirittura l'interno della scuola. Comunque, come vi ho detto, nel 2015 questa scuola era al 21esimo posto. Non so, ancora comunque è molto alta tra tutte le università del mondo e la migliore in Asia. Mi ha detto il mio amico che il livello adesso è un po' abbassato perché ci sono pochi studenti stranieri e soprattutto la percentuale di maschi è molto più alta, e quando si guarda il ranking di tutte le università bisogna avere un po' un bilancio tra il numero di studenti maschi e il numero di studenti femmine. Quindi adesso stanno cercando di aumentare il numero delle studenti femmine mettendo il dormitorio per le femmine completamente gratis. Vediamo se ciò farà aumentare. È scritto in inglese, bagni. Questo è il dipartimento del psicologia sociale. Ah, ma c'è anche, vedete che simpatico, che c'è anche una, perché sapete, tutti mangiano dentro le scuole, quindi qua c'è proprio una specie di cucina dentro la scuola, la cucina dentro la scuola. Comunque non toccate gli alberi, perché c'è proprio scritto di non toccarle. Non sapevo che non si potessero toccare. Comunque non toccateli. In ogni caso, tutto questo tour è tutto col permesso, l'ha fatto. Sono andato all'interno della scuola con il permesso. Anche un ex studente mi ha accompagnato. Per quello che so dirvi tutti i dipartimenti, è stata un'esperienza bellissima. È veramente un'università fantastica. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto scrivetemelo nei commenti. E noi ci vediamo domani alle 2 con un nuovo video. Grazie.